Presidente Lovisa, come commentiamo questo pareggio casalingo? Insomma, tanti rammarichi per il Pordenone. Stavo pensando che i pali ultimamente non ci sono tanto amici, nel senso che domenica scorsa palo interno, la palla corsa sulla riga è uscita, oggi ha preso il palo loro, è rientrata, hanno fatto gol, noi abbiamo preso due volte il palo, non è entrata, però sono vero che... Devo dire, sono molto contento dell'atteggiamento che ha avuto la squadra. Questo è l'atteggiamento che mi piace, l'atteggiamento di una squadra forte che vuole la fine in fondo. Se giochiamo così, credo che da adesso alla fine ne perdiamo veramente poche. Se lo paragoniamo al pareggio con la Virtus Verona, è tutto un altro pareggio, una prestazione, per esempio. Sì, ogni partita poi è la storia a sé. Questa è una squadra anche che cercava di giocare di più sicuramente. Erano ben messi in campo, stavano molto bene fisicamente, non è una partita facile oggi, però credo che sia stata quasi esclusivamente, a parte forse 10 minuti del secondo tempo, sia stata a senso unico completamente. Credo che insomma, i tiri in porta, le occasioni, le parate secondo il portiere anche su Pisco, credo che sia stata una bella reazione della squadra dopo che è andata sotto, e quindi sono molto contento della prestazione, ma dell'atteggiamento. Questo atteggiamento, ripeto, credo che questa squadra qua arriverà lontano. Insomma, con questo aumento della posizione offensiva, insomma, c'è da essere fiducioso appunto. Sì, mi ha impressionato molto Luca quando è entrato fisicamente, si vede subito giocatori che hanno una struttura, un peso fisico, una personalità diversa, insomma, però devo dire che tutti oggi hanno fatto bene anche chi è subentrato. Peccato veramente, però ormai è passato, non bisogna pensare, bisogna solo cercare di continuare con questa idea, con questa intensità. E adesso credo che abbiamo anche delle soluzioni importanti, però ribadisco, l'atteggiamento è la cosa fondamentale. È un altro aspetto che dobbiamo migliorare sicuramente, non prendere gol dopo due minuti. Questo è stato l'aspetto negativo di oggi e basta. Parlando di Gucker, insomma, lui e Eder hanno allungato le soluzioni di questa squadra. Credo che siano due giocatori importanti, due giocatori di categoria, però non basta, sai, i nomi non basta, poi bisogna calarsi. Come hanno fatto oggi, sono entrati molto bene, credo che questa, secondo me, ci daranno la spinta giusta, però sempre con lo spirito nostro e soprattutto all'interno di un contesto che tutti vogliono arrivare a questo grande obiettivo, che questa squadra adesso abbia veramente un potenziale importante. Però ripeto, Marco, io quindi, si arriva se si ha questo atteggiamento, questa fame. Ho visto i ragazzi molto dispiaciuti a fine gara, perché credo che sia stato un rullo compressore tutta la partita, ha cercato di vincerla sempre, io l'ho vista proprio da dentro oggi e mi è piaciuto molto l'atteggiamento di oggi, credo una delle più belle gare insieme con la Feralpi, quindi mi sembra un po' della partita della Feralpi, che ho detto dopo la Feralpi ai ragazzi, se giochiamo così le vinciamo tutte, perché infatti abbiamo fatto 4-5 vittorie, credo che dobbiamo essere questi e essere contenti per la prestazione, arrabbiati per il risultato, però insomma il calcio è questo, bisogna accettarlo. Dicono che a fine anno si compenseranno gli episodi, speriamo che i pali interni magari una volta entrino. Secondo un po' di Palombi, insomma, un po' da morale qua, ragazzi. Dobbiamo pensare che noi, non è per lamentarsi, non abbiamo mai giocato quasi né con Simone Maniaghi né con Simone Palombi, due attaccanti che secondo me sono forti, adesso speriamo di recuperare anche Simone nei prossimi 20 giorni, Maniaghi, quindi di avere... Mister credo che abbia adesso a disposizione una batteria di attaccanti, trequartisti, di attaccanti esterni, credo che abbia più soluzioni, però legata alle soluzioni ci deve essere il gruppo, ci deve essere l'idea che vogliamo portare. Ripeto, dispiace per i due punti persi, perché credo oggi che la squadra veramente meritasse di stravincere, non di vincere.